19, 20. È tutto quello che ho. Come sarebbe tutto quello che hai? Guai a voi che adesso siete ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Non vuole essere ricco, deve essere pazzo. Guai a voi che adesso ridete, perché sarete tristi e piangerete. Guai a voi quando di voi tutti diranno bene, perché i loro padri dicevano le stesse cose dei falsi profeti. Ma a voi che mi ascoltate dico: amate i vostri nemici. Fate del bene a chi vi odia. Benedite chi vi maledice. E pregate per chi vi fa del male. Se qualcuno ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, lasciati prendere anche la camicia. Da a tutti quelli che ti chiedono qualcosa. E a chi prende ciò che ti appartiene, non chiedere che ti venga reso. Fate agli altri quello che volete che facciano a voi. Se amate soltanto quelli che vi amano, come sarà Dio contento di voi? Anche i peccatori amano chi li ama. Se fate del bene a chi vi fa del bene, come sarà Dio contento di voi? Anche i pagani fanno così. Come ha potuto parlare con lei? Come ha potuto toccarla? È disgustoso. Invece, amate i vostri nemici e fate loro del bene. Date in prestito senza aspettarvi nulla. Avrete una grande ricompensa, perché sarete figli dell'Altissimo, di colui che è buono anche con gli ingrati e i cattivi. Siate misericordiosi, come lo ha Dio, vostro Padre. Salvaci, Gesù! Non giudicate e Dio non vi giudicherà. Non condannate e Dio non vi condannerà. Perdonate e Dio vi perdonerà. Guidaci tu, o Signore. Date, e Dio darà a voi. Con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi. Un cieco non può guidare un altro cieco. Se lo fa, cadranno entrambi in un fosso. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non badi alla trave che è nel tuo? Guidaci tu, maestro! Signore, abbiamo bisogno di te! Beato.